Salve a tutti e ben ritrovati. In questo video oggi vedremo come visualizzare i file HEIC. Sinora il formato JPJ o JPEG è sempre stato associato a fotografie e quindi ad immagini. Nell'ultimo periodo si sta affermando invece il nuovo formato HEIC. Questo formato è supportato e utilizzato sia da iOS 11 in poi che da Android 9. L'HEIC quindi consente di memorizzare molte più informazioni rispetto al JPEG, a parità di spazio occupato. Però il sistema operativo di Windows non supporta nativamente questo formato file e quindi non è in grado di aprire questi file e queste foto. Oggi vedremo come aprire e quindi anche convertire questi file con l'estensione HEIC. Quindi andiamo sul nostro browser e vi lascerò il link come solito in descrizione e andremo in questa pagina dove dovremmo scaricare il Copy Trans HEIC for Windows. Andiamo qui sotto qua e cliccheremo download. Vedremo che eseguirà il download qui sotto, dopodiché lo apriamo e lo dovremo installare. Vediamo sempre avanti, qua gli diamo conferma dell'installazione, installa e lui lo installerà. Dopodiché apriamo il nostro file con estensione per l'appunto HEIC. In questo caso ora Windows con l'installazione di questo programma riesce a vedere per l'appunto e ad aprire i file HEIC. Ma non solo possiamo fare questo attraverso questo programma, ma li possiamo anche convertire in JPEG. E come? O selezioniamo un file o selezioniamo più file, clicchiamo col tasto destro su uno di essi e facciamo Convert to JPEG. Quindi vedremo che lui starà facendo la conversione da HEIC a JPEG. Quindi qui avremo il formato HEIC, quindi formato dai nostri cellulari sia Android che Apple, e qui avremo il formato in JPEG. Con questo gratuito programma potremmo fare l'uno e l'altro, quindi permettere a Windows di visualizzare le foto in formato HEIC e convertirli in JPEG. Come al solito, se questo video vi è sembrato utile e interessante, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale, mi raccomando, attivate la campanella in maniera tale da essere sempre avvisati quando ci saranno i nuovi video. Ciao, alla prossima!